Il divario tra ricchi e poveri. Il divario nella distribuzione della ricchezza nella popolazione mondiale è oggi più che mai elevato. Il reddito medio per abitante, prendendo in considerazione il diverso costo dello stile di vita nei vari paesi, è superiore ai 20.000 euro l'anno nelle nazioni più avanzate, come l'Europa occidentale e l'America settentrionale. Negli altri paesi, invece, il reddito medio per abitante è di 3.200 euro. L'enorme differenza tra minoranze ricche e moltitudini povere, tra stati ricchi e stati poveri oltretutto, è in aumento. Nell'ultimo decennio, 80 paesi su 193 al mondo, tutti appartenenti all'Africa subsahariana e all'Europa orientale, hanno visto diminuire il loro reddito pro capite. Anche all'interno dei singoli paesi la distribuzione della ricchezza non è omogenea. In tanti paesi poveri esistono minoranze di privilegiati che hanno un reddito molte volte superiore perfino a quello dei paesi ricchi, mentre la maggioranza della popolazione vive nella miseria. Le condizioni di vita di un paese si misurano con l'indice di sviluppo umano, ISU, un numero a cui si arriva attraverso un procedimento matematico che tiene conto di tre fattori: il reddito medio per abitante, la speranza di vita e il livello di istruzione.